Sempre più spesso nella mia attività clinica mi si presentano pazienti che soffrono di malattie neurodegenerative, quindi essenzialmente deficit cognitivi tipo Alzheimer e Parkinson, quindi tremore, rigidità, discinesie, e patologie neurodegenerative perché a seconda di dove avviene il processo degenerativo nel sistema nervoso centrale si svilupperanno alcuni sintomi piuttosto che altri, a seconda del tipo di proteine che vengono accumulate e che vanno a danneggiare il sistema nervoso centrale, noi avremo alcuni sintomi piuttosto che altri. E lo faccio prendendo spunto da un articolo, un'intervista che è stata fatta dalla rivista Forbes ad Italo Russo, vedete la cannabis nell'Alzheimer e nel Parkinson, un articolo recente del fine di febbraio. Cosa dice Russo? Russo, intanto chi è Russo? Russo è un Italo Russo, è un clinico di grandissimo spessore internazionale, un clinico che fa anche attività di ricerca, forse uno dei maggiori esperti, neurologi esperti al mondo nell'utilizzo della cannabis. Russo dice: bene, è ora che la cannabis esca dai laboratori e che incominci a entrare nell'arena clinica, che si utilizzi, visto che i risultati che noi abbiamo sono estremamente, estremamente interessanti. Ma anche recentemente un altro articolo scientifico, vedete questo qui, pubblicato su Brain Research Bulletin, quindi il bollettino della ricerca sul cervello, dove ci parla appunto dei recettori cerebrali che vengono coinvolti nella malattia di Parkinson. Ma Russo dice ancora un'altra cosa, dice: ok, va bene, ricordatevi che va utilizzata la cannabis che contenga THC e CBD, il solo CBD non è sufficiente, non bisogna avere paura dell'utilizzare il THC, va utilizzato in dosi basse, in dosi che siano, che non diano effetti collaterali, ma che diano esclusivamente gli effetti terapeutici che noi andiamo a cercare. Ma ricordiamoci che la cannabis va utilizzata nel suo insieme, quindi THC, CBD, ma anche i terpeni, quindi l'effetto famoso, effetto entourage, peraltro descritto dallo stesso Ethan Russo. Ma ci ricorda anche un'altra cosa: nelle malattie neurodegenerative è importante anche prestare attenzione a quelle che sono le abitudini di vita e soprattutto le abitudini alimentari e l'attività fisica. Per le abitudini alimentari vi voglio far vedere questo studio invece che è stato fatto richiesto, finanziato dalla comunità europea, Lipid Diet, vedete pubblicato poi a fine del 2017. Questo è uno studio appunto dove è stata fatta una ricerca utilizzando un prodotto nutraceutico essenzialmente ricco di vitamine ma di omega 3. Voi sapete che il cervello è ricco di omega 3, in modo particolare di DHA, che è un acido che si chiama acido docosa esaenoico, che è presente all'interno dei fosfolipidi di membrana in grandissima quantità. L'85% dei fosfolipidi contiene questo DHA. Sapete, sono due gli omega 3, DHA, quindi docosa esaenoica, e enoico, e l'EPA, eicosapentaenoico, che sono due differenti. Nel cervello il DHA è estremamente presente, è la presenza del DHA nel cervello, è quello che garantisce la fluidità della membrana cerebrale, quindi è quello che permette al cervello e al neuroni che sono nel cervello di entrare in relazione con tutto quello che è il mondo esterno e quindi par fa parlare il cervello con tutto quello che c'è fuori. È fondamentale e ce lo ricorda Ethan Russo, ce lo ricorda questo lavoro. Ricordiamoci sempre che ogni qualvolta ci troviamo a trattare pazienti con l'Alzheimer e con il Parkinson, dobbiamo sempre utilizzare anche un approccio nutrizionale, quindi andare a integrare con gli omega 3, verificare la presenza della vitamina D che sia a livelli alti, quindi a livelli ottimali, e vedere anche quello che sono gli aspetti fisici. Recentemente ho visto un paziente, ad esempio, che è un combattente di karate, e lui utilizza il karate, un paziente giovane che da 10 anni soffre di Parkinson e che utilizza il karate proprio per affrontare la sua malattia. E lo fa in un modo estremamente
interessante, devo dire, non mi era mai capitato una cosa del genere, vedere quest'uomo che fa i movimenti del karate, i kata del karate proprio per provare a curarsi, quindi per vincere la rigidità. Quindi vedete, cannabinoidi perché sono fondamentali nella cura delle malattie neurodegenerative, dieta e più che si può attività fisica. La mia esperienza è che queste tre cose assieme sono il gold standard, sono qualcosa che ci permette di raggiungere obiettivi che la farmacologia fino ad oggi non ci ha ancora permesso di raggiungere.